Appassionati delle due e delle quattro ruote, benvenuti ad una nuova puntata di Tutto Motori. Nel servizio d'apertura, spazio al Salotto SCQ. Ospite di Nello Alfano, presidente del sodalizio cagliaritano Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ, l'ex pilota Paolo Melis. Nel secondo servizio, riflettori accesi sulle due ruote con la prima prova del trofeo ASI Sardegna organizzata dal Motoclub Siniscola nel crossodromo di Siniscola Berchida. Nell'accogliente location del Sardegna Hotel di Cagliari, il Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ ha dato vita a una serie di puntate per ricordare il passato automotociclistico della Sardegna. In questa puntata della rubrica Salotto SCQ, il presidente del sodalizio cagliaritano SCQ, Nello Alfano, ha intervistato l'ex pilota seminese Paolo Melis. Dall'Hotel Sardegna, il nostro luogo ideale per il Salotto SCQ, questa trasmissione televisiva che vuole farci ritornare indietro negli anni nelle gare di automobilismo sportivo. Eccoci quindi ancora una volta insieme ai protagonisti delle gare di una volta. L'Hotel Sardegna è da menzionare perché è un ambiente, credetemi, ideale. Soprattutto anche per trasmissioni televisive come queste e perché ci sentiamo un po' tutti a casa nostra. Un'altra considerazione che voglio fare è che anche io con la mia età, molte volte tornando indietro negli anni, faccio fatica a presentarvi, ma lo faccio volentieri, a campioni o comunque piloti che non sono poi vecchissimi, sono tuttora giovani, e la persona che ho con me stasera, Paolo Melis, che è qui e che ringrazio per aver accolto l'invito, è, se vogliamo, tra virgolette, un giovane, e che è iniziato a correre, correggimi se sbaglio, nel 1980, sì. Nel 1980, e quindi con lui ho un rapporto, se vogliamo, anche un po' di timidezza, perché è la mia esperienza, è la mia conoscenza fondamentale risale alla Cagliari Sassari Cagliari, al Rally della Sardegna, tutte manifestazioni degli anni 50, 60 e forse inizi anni 70. Quindi con Paolo Melis scopriamo un po' il mondo dell'automobilismo sportivo isolano degli anni 80 e gli cedo subito la parola, perché comunque so che lui ha iniziato a correre con due vetture prettamente di quegli anni e che mi piace molto ricordare, che sono una Simca Rally 2, sì, e una 127 Sport. In prestito. Vetture proprio di quel periodo e che venivano utilizzate dai piloti come Paolo per cercare di affermarsi. Raccontaci un po' quegli anni, Paolo. Come inizia la tua voglia di correre? Cioè, iniziava che andavo dal ragazzino proprio a vedere la Iglesias, dove venivano piloti fortissimi come Anfica, Giliberti, tutta quella gente lì. E io dal ragazzino andavo con altri andavi, amici. Ti mettevi sì, ai lati. Anche dove pioveva, anche dove diluviava. Quando c'è una passione, la passione non ha limiti, diciamo. E non ha... Non ha freni. Poi con l'andare degli anni ho sempre fatto meccanica, diciamo che meccanica nel sangue. Ricordiamo che tu c'hai un'officina meccanica esattamente ad Assemini, in via Cagliari, vicino all'Eurogarden, quasi di fronte, sì, lo stadio comunale. Se avete una vettura da mettere a posto maniera impeccabile, andate da Paolo. Siamo dal 94 assistenza Volkswagen. Ecco, perfetto, abbiamo ricordato questo aspetto che è importante, ed è il lavoro è sempre il motivo di sostentamento principale. Se non c'è quello non si va avanti. Ecco, ritorniamo però alle nostre corse, fin da piccolo, fin da giovane, da giovanissimo, eri attratto e quindi ti... I motori. Avevamo fatto un kart con un motore di Lambretta per andare a giocare.
giocavamo il sabato con questo kart. E poi ricordiamo, adesso noi li definiamo karts, però si chiamavano go-kart. Go-kart. Go-kart, i primi go-kart, con motori Vespa, della Vespa. Sì, sì, di tutto si montava, si certo. Montava di tutto. Ricordiamo anche un attimo, scusami che ti interrompo, per tornare indietro negli anni, la pista di go-kart che c'era a Cagliari, al Poetto. Che adesso ovviamente non c'è più. Che poi è diventato tiro al piattello. Non tiro al piccione, attenzione, se no siamo subito assaliti, giustamente, dai naturalisti. Allora, eccoci qua che Paolo inizia la sua attività di corridore automobilistica, di pilota, dopo che nel sangue gli è entrata questa passione. Sì. E tu comunque inizi affrontando, i rally. Che con una Simca Rally, in compagnia di Angelo Porcu, che era bravissimo lui veniva dalla Simca e ci lui faceva il navigatore. E lui lì in quei casi doveva fare da navigatore, sì, in quelle tre gare. Che però poi ci siamo alternati. Queste tre gare che erano, dai, diciamo. Allora, una era stato il rally della Sinara, che era anche a un buon livello. L'altro era Nuoro. E l'altro era Nuoro ancora, che era il rally della Sardegna, dove lì ci prestò Ferruccio Deiana una macchina della Giada Corse, che era un'Alpina A110, macchina fortissima. Bella macchina, molto bella. Le altre invece precedentemente aveva fatto con la Simca, non avevamo visto mai il traguardo. Era difficile. Vabbè, arrivare al traguardo in un rally è un'impresa. Polvere, di tutto che salta dentro la macchina. Quindi diciamo che ci volevano mesi forse a preparare tutto, poi si giocava tutto in quei due giorni ed era dura, tutto sulla terra, tutto su terra. E comunque tu giocavi in casa, avendo la tua officina. Sì. Sotto quell'aspetto, ecco, diciamo che, ricordiamo che anche si è sempre risparmiato qualcosa, può essere un 50%. All'inizio degli anni Ottanta la Sardegna era viva in questo settore, sì, come organizzazione di manifestazioni rallistiche. Tantissime. Ecco, si iniziava con questi rally e poi si andava alle gare in salita. Anche i costi non erano certamente ai livelli di oggi, erano più accettabili. Quindi passione per le corse, Paolo. Saperci mettere le mani è un vantaggio. Nella meccanica, avere dei navigatori, in questo caso l'hai menzionato, bravi, che ti potevano aiutare. Che aveva già alcuni anni di esperienza, eccetera. E poi ci ritrovavamo lì che si andava a pranzo al Roccarruia e lì c'era una tavolata dove c'erano chi veniva di fuori, compreso l'ingegner Lanfranco Caneschi, che è un grande verificatore, ma proprio un ingegnere che ho sempre stimato, preparatissimo. E si cenava e si mangiava tutti insieme. Poi all'indomani si correva tutti contro. Comunque era un clima molto, molto bello. L'80, io penso che dall'80 all'88, 89, forse anche al 90, sino al 90 era bellissimo, anche dopo il 90. Poi è iniziata l'era della roba troppo sofisticata, costosa, e c'è stato un rallentamento. Tutte ignifughe, di tutto e di più. Magari ha frenato anche questo. Tornando all'80, feci quella gara lì, Nuoro, arrivi niente, Nuoro ancora, che era stata fatta due volte, poi finalmente a maggio, sempre parlo dell'80, a maggio c'era la gara di Alghero. Sandro Franchini, che in compagnia del Brizzolato, che è lo zio, avevano questo 127 Sport che avevano usato per fare, non mi ricordo se era qualche prova di Costa Smeralda o qualcosa del genere, che era un rally quotato anche quello, e la macchina era semidistrutta. La settimana dopo, c'era Alghero Scava Piccale e mi disse: Paolo, se te la vuoi fare, prenditi la macchina, sistemati i semiasi che saltano via, e ha detto, ti fai la gara lì. E io feci le riparazioni ai semiasi e quella roba e feci la gara di Alghero.
All'arrivo l'hai visto? Ho visto l'arrivo e da lì sono andato su... Ti ha gasato? Come no. Quindi hai fatto gli anni 80 pieni tu, li hai vissuti... tutto completo, quell'anno l'ho fatto. Tutto quello che si faceva, l'infuori forse del Costa Smeralda, perché il Costa Smeralda era improponibile, per tutti già si faceva, certo. E c'erano i piloti fortissimi. Come velocità in salita cosa è? Velocità in salita lì... rispetto a tutti i 127 sport che c'erano, io feci il miglior tempo, perché nella salita c'erano le 1150, erano gli A112 Abarth e poi c'erano i 127 sport, erano sulla carta e anche su erano inferiori, erano dietro, poi decisi subito di dare via quella macchina e prendere una 112. Avevo un BMW 22T, quello con la prima dietro, che era una bellissima macchina, ancora oggi se ce l'avessi... È bellissima da... anche come storica, nel senso bellissima che quella macchina. C'ha un mercato molto fiorente. Diedi indietro quella macchina per prendere un 112 Abarth. Non mi piaceva il 112, però tutti dicevano, guarda che chi cammina era col 112... No, chi cammina col 112, i vari bette che sono venuti tutti da lì, chi riesce a non mettersi a cappello quella macchina, vuol dire che va forte. Che va forte. E io riuscii a tirare via solo un parafango una volta, calagonone d'Orgali. E al primo anno, con quella macchina che aveva 100.000 chilometri sulle spalle, riuscivo a stare appresso, quinto, sesto, parliamo di 33-35 iscritti nella classe 1150, non è che ne avevamo 5 o 6. Non erano pochi. La seconda volta... feci Alghero, il secondo anno, quindi parlo dell'81, 33 partenti e vinsi. Ah, quindi allora quella, solo hai visto l'arrivo, quella hai vinto anche. Era la mia prima coppa e ce l'ho ancora in bacheca, ce l'ho in ufficio, che è tutta arrugginita, però c'è, perché ci hanno buttato della roba da bere, quindi si era arrugginita, però la tengo preziosa. E da lì ho iniziato a fare sempre le cronoscalate, i rally proprio me li ero dimenticati. Erano improponibili, ci voleva una macchina giusta per fare, nonostante siano bellissimi. A parte poi una coppia affiatata che era tra pilota e navigatore. Sì, sì, deve essere proprio una cosa molto sincronizzata. Senti Paolo, sei molto simpatico in questi ricordi e io credo che siano importanti anche gli aneddoti o, come posso dire, le tue sensazioni, il ricordo di quello che era. Perché noi abbiamo necessità oggi... di anche comprendere e capire come era quel mondo molto bello. Un po' di anni fa. Molto bello. Ovviamente i nostri ringraziamenti a Paolo Melis per la sua partecipazione e gli auguri, che io so che comunque lui ha sempre in mente di continuare, no? C'ho mio figlio adesso che corre lì. Ecco. La considerazione finale sulla... ringraziamento ovviamente sempre all'Hotel Sardegna, un ringraziamento al Circolo Sardo Automoto d'Epoca di cui mi onoro di essere presidente e un ringraziamento anche all'Automoto Club Storico Italiano, quello che definiamo come ASI, che ha bisogno di un apporto concreto di tutti noi che ci siamo nell'ASI da tanti anni e ce l'ha bisogno questo apporto, specialmente in questo fine 2014, quando purtroppo attraverso la legge di stabilità che verrà approvata, credo, a Parlamento nei prossimi giorni, ci sarà una normativa che non va proprio incontro alla tutela e alla conservazione delle auto storiche, ma non entro nel merito, se non quello di moralmente di essere vicinissimo all'ASI affinché come leoni ci adopereremo al fine che non venga approvata questa normativa. Un caloroso saluto a tutti, un ringraziamento ancora a Paolo che è qui con me e un arrivederci alla prossima puntata.
A metà marzo il crossodromo di Siniscola ha ospitato la prova d'apertura del trofeo ASI Sardegna 2015. Un campionato molto apprezzato e partecipato da piloti provenienti da tutta la Sardegna. Ben 100 i piloti presenti alla prima gara di campionato organizzata dal Motoclub Siniscola. Nella categoria Mini 50-65, vittoria per Davide Ladinetti del Motoclub Ogliastra. Alle sue spalle Maurizio Muretti del Motoclub Freestyle e Lorenzo Contu del Motoclub Ogliastra. Nella categoria Mini 85 è stato Michael Lecis il più abile. Piazza d'onore per Emiliano De Risi. Una gara abbastanza facile, tutte e due le manche, sono partito secondo o terzo e passato subito ai miei avversari, ho fatto la strada in pratica. Non ho avuto nessun problema, niente di... è andato tutto liscio in pratica oggi. Un ringraziamento? Allora, sicuramente a tutta la mia famiglia e a chi mi sostiene. Emiliano, com'è stata oggi la gara qui a Siniscola? Dura ma bella, perché mi sono divertito, la prima gara con l'85 è andata bene. Comunque ai pedali ci arrivi bene? Sì, va bene. Motore? Spinge un bel po' di più. Per questo 2015 chi ringraziamo? I miei sponsor ovviamente, mio padre che mi sistema la moto, mia madre e la mia famiglia che mi dà un supporto. Gradino più basso del podio per Alessio Monaco, che commenta così la sua prestazione. Mi sono divertito molto, ho cercato di guidare pulito e ho fatto terzo assoluto. E niente, ringrazio tutta la mia famiglia. Quarta posizione per Ivan Muretti del Motoclub Freestyle e quinto posto per Federico Secci del Motoclub Park Cross Città di Serrenti. Un po' più attardato, Loris Muscas, sempre del Motoclub Park Cross Città di Serrenti. Non è andata molto bene. No, qualche caduta, perché poi ho ricominciato da poco perché ho avuto una frattura. Quindi la prossima gara ci sarai senz'altro. Sì, sì. La categoria esordienti è stata conquistata da Manuel Mele del Motoclub Siniscola. Seconda e terza posizione nell'ordine per Enrico Nonna del Motoclub I Dragoni e Thomas Congia del Motoclub Park Cross Città di Serrenti. Ai piedi del podio, Giorgio Fenu del Motoclub Siniscola e Giovanni Pensè del Motoclub Portoferro. Sesto assoluto, Simone Piroddi del Motoclub Ogliastra. Settima posizione per Davide Spissu del Motoclub Portoferro. Ottava piazza per Mattia Argiolas del Motoclub Dolia. C'è stato un errore in una curva e sono andato dritto. Nella seconda manche sono partito indietro, però mi sono andato da fare, ho recuperato e sono arrivato secondo. È ottavo assoluto. Ti pare tutto il campionato ASI? Sì, 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 sì. Invece tuo padre è stato un po' il vecchietto, comunque è andato forte, lo sai. Sì, sì, nonostante 42 anni va sempre forte. Si fa rispettare. Nella categoria sport, medaglia d'oro per Stefano Massidda del Motoclub 3S Nuoro. Secondo classificato Riccardo Tolu, portacolori del Motoclub Xtreme. Terza piazza per Alessio Simula del Motoclub Portoferro.
Quarto classificato Luca Ghiani del Motoclub Serrenti. Quinta posizione per Nicola Puggioni del Motoclub Freestyle. A seguire, nell'ordine, Alessandro Murgia del Motoclub Serrenti, Marco Meloni del Motoclub Ogliastra, Giorgio Biondelli del Motoclub Serrenti, Denis Piras del Motoclub Park Cross Città di Serrenti e Carlo Pergolini del Motoclub I Dragoni. Insomma, è stata una gara abbastanza divertente. Sono molto, mi piace molto questa pista e peccato purtroppo dalla prima manche sono partito anche abbastanza bene, ero in terza posizione, ma purtroppo mi sono toccato con un compagno nel primo salto e sono caduto. E non so chi sia stato involutamente, giustamente. E mi è venuto sopra e ho avuto un problema al braccio. E mi si è gonfiato un muscolo e quindi anche la seconda manche non sono riuscito a andare forte, insomma. E ho finito con un 12° posto e niente, ci siamo divertiti, non si è fatto malissimo nessuno per fortuna, quindi speriamo di andare avanti così, insomma. Gualtiero Patuzzu del Motoclub Park Cross Città di Serrenti ha conquistato la vittoria nella categoria 125. Al secondo posto il portacolori del Motoclub Ogliastra, Fabrizio Aresu. Terzo classificato Marco Pillittu del Motoclub Serrenti. Quarto assoluto Sergio Serra del Motoclub Team Sardi. Quinta posizione per Renato Masala del Motoclub Park Cross Città di Serrenti. È stata molto divertente, c'è stato un bel afflusso di piloti, soprattutto nella categoria 125. Mi sento, diciamo, responsabile di questo campionato in quanto è un campionato che ho proposto io a Michele, come una categoria che mancava. Mi ha fatto molto piacere tutta questa affluenza di piloti, soprattutto nella 125. Mancavano una decina di piloti che sarebbero stati una trentina al cancelletto di partenza. È stato molto 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 bello, mi sono divertito, la pista ottima. Un'organizzazione eccezionale, bella veramente, una bella gara oggi. Mi sono divertito soprattutto con Fabrizio Aresu, che è arrivato secondo. La prima ho fatto tutta la gara primo io, lui era sempre dietro di me, mi ha fregato all'ultima curva e devo dargliene atto, è stato veramente bravo. Poi la seconda l'ho lasciato partire. E ho giocato un po' di astuzia, l'ho lasciato un po' sfogare e dopo a metà gara l'ho preso, l'ho superato e l'ho tenuto bene dietro, senza problemi. Presente anche la categoria quad, dove la prima posizione è andata a Elias Tuppone del Motoclub 3S Nuoro. Secondo posto per Luca Mulas, terzo Federico Canu e quarta posizione per Salvatore Ventroni, questi ultimi tutti appartenenti al Motoclub Spirito Libero. Fra gli expert è Paolo Azzara, Motoclub JPK Budoni, a tagliare per primo il traguardo del crossodromo di Siniscola. Sentiamolo ai nostri microfoni. Buonasera a tutti, sì, la gara è andata abbastanza bene, peccato per le partenze che sono partito un po' attardato, soprattutto nella prima. Però dai, sono riuscito a recuperare fino alla prima posizione, quindi va benissimo. Comunque tuo padre già sin da piccolo ti dà sempre questa grinta, eh? Sì, diciamo che anche grazie a loro che faccio questo sport, perché comunque mi danno anche sempre assistenza e la voglia di continuare. Una mano economicamente, che in questo momento è tutto, soprattutto nella situazione che siamo in Sardegna e in tutta Italia. Niente, non mi posso lamentare, dai. Piazza d'onore per Michele Puzzu del Motoclub Extreme. Ma diciamo che è andata abbastanza bene, dai. Come prima gara di campionato che sto facendo è andata bene, perché ho fatto 2 secondi posti. Azzara era più veloce, si vedeva. Lo stesso nella seconda manche ho ottenuto la seconda posizione. Beh, mi sono divertito, sono contento. Terzo assoluto, Maurizio Argiolas. Calo fisico, Mario, calo fisico. Non sono allenato abbastanza. Mi allenerò per le prossime prove. Comunque hai dimostrato. Garantisco.
Hai dimostrato sempre che la farina c'è. Sono vecchietto, 43 anni. Contro i ventenni. Contro i ventenni. Ai piedi del podio, nell'ordine, due portacolori del Motoclub Park Cross Città di Serrenti, Claudio Massa ed Enrico Picciau. La puntata di Tutto Motori termina qui. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in edicola troverete il nuovo numero di Tutto Motori News, l'unica rivista interamente dedicata al mondo dei motori in Sardegna. In questo numero lo speciale dedicato al Rally di Cagliari Costa del Sud, il trofeo Kart Sardegna, motocross, auto d'epoca, eventi, raduni, curiosità ed anticipazioni. Per invitare le telecamere di Tutto Motori in occasione dei vostri eventi, potete contattare il numero 347-923-1593 oppure inviare un'email a tuttomotorinews@hotmail.it. Grazie per essere stati con noi.